110 anni fa a Langhirano successe un fatto gravissimo, un fatto che poi rimase ricordato per anni e anni e commemorato tutti gli anni. Cosa successe? Successe che in occasione dello sciopero generale, uno dei primi scioperi generali politici contro la guerra di Libia, sciopero che a Parma riuscì, a Langhirano i lavoratori andarono alla stazione del tram per non far partire il tram e quindi far scioperare anche i tranvieri. In quel caso i carabinieri risposero a questa iniziativa sparando e uccidendo 4 lavoratori, anzi 2 lavoratori e 2 lavoratrici. Una di queste tra l'altro era incinta, quindi la cosa creò ancor più clamore e drammaticità. In questa tragedia successe anche che allora la popolazione, nell'arco della stessa giornata, si raccolse per assaltare la caserma dei carabinieri. Intervenne allora un giovane, Giacomo Ferrari, il futuro comandante Arta e sindaco di Parma, nonché ministro del governo De Gasperi, e pur giovane col padre riuscì a tranquillizzare i lavoratori e questo evitò probabilmente ulteriori tragedie che sarebbero potute avvenire in quel giorno. È importante anche ricordarsi che al cimitero di Mattaleto, dove sono sepolti questi nostri martiri, c'è un monumento che fu donato dai cavatori del marmo di Carrara che ricorda questo evento. Assieme a questo, in Langhirano, sia dove c'era prima la stazione in via 20 Settembre, sia al Palazzo Comunale, una lapide ricorda quanto accaduto. È una vicenda che rimase, perché quello fu uno sciopero importante e all'interno di questo quanto accadde suscitò molta impressione. Non a caso in quei giorni, in esilio, l'ex segretario della Camera del Lavoro De Ambris, per la prima volta in un suo articolo, parlò della necessità del proletariato di evitare questi fatti cominciando ad armarsi, ragionamenti che poi purtroppo divennero tragicamente attuali con le vicende legate al sorgere del fascismo.